La piscina Dini Salvalai di Fano sta vincendo molte sfide ultimamente. La società Fano Fortune, che ha ripreso a gestirla, ha voluto da subito dare un segnale di ripresa, di rinnovamento, mettendo mano alle strutture per vincere la sfida del rilancio. Ha vinto la sfida della sorte, rimettendo in piedi una caldaia che l'aveva piantata in asso. Ha vinto anche la sfida della solidarietà, con tante iniziative per chi ha perso tutto, coinvolgendo campioni mondiali che sono scesi in acqua a Fano. E vince anche sul fronte dell'integrazione, dell'azione terapeutica per le persone che vivono una condizione di disabilità. Precisa volontà degli amministratori pubblici per l'impianto natatorio cittadino, per chiunque avesse gestito l'impianto, dare una finestra di ore, gestite da personale specializzato naturalmente, per chi vive la condizione del disabile. Come amministrazione noi naturalmente ci sentiamo di tutelare le fasce deboli, abbiamo avuto un occhio di riguardo per la ginnastica anziani in alcune palestre. Per quanto riguarda la piscina, abbiamo scelto e imposto ai gestori della piscina di dedicare la mattinata una delle corsie riservate alla disabilità. Noi abbiamo tantissimi casi che prenotano e utilizzano questo servizio, e ci tengo a sottolineare, in modo gratuito, che secondo me è un grande servizio. E soprattutto quello che notiamo e ci raccontano anche le famiglie, che ci sono dei significativi miglioramenti per queste persone, escono di casa, sono momenti anche per stare insieme ad altre persone, e soprattutto sono molto contenta perché la Fano Fortune ha degli istruttori qualificati, ha un occhio di riguardo veramente importante per queste fasce più fragili della nostra società. I benefici del contatto con l'acqua e delle attività in vasca sono molteplici. La riduzione del dolore, cosa non trascurabile se pensiamo alle varie posture scorrette dovute alla tensione e alla contrazione muscolare. Di conseguenza, aumentata la mobilità e l'ampiezza articolare, nonché il rilassamento dei tessuti e dei muscoli, così da portare un miglioramento alle condizioni fisiche generali. I benefici dell'attività natatoria ricadono anche a livello psicosociale, e i disegni che un frequentatore della piscina lascia quotidianamente ai suoi istruttori sono un segno tangibile. In tutto questo, appunto, la figura dell'istruttore diviene centrale. Allora, l'attività è un'attività ludica, è un'attività di nuoto dei ragazzi disabili, e l'organizzazione viene svolta quotidianamente dal lunedì al sabato, dove dividiamo i ragazzi a seconda poi delle patologie che hanno, e appunto a seconda delle patologie alcuni nuotano, alcuni c'è un'attività di rilassamento, e alcuni invece vengono solo per trascorrere un po' di tempo in allegria con noi, diciamo, ecco. Qual è la fascia d'età che... Assolutamente la più, tutti, nel senso, proprio quest'anno abbiamo avuto bambini anche di 5-6 anni, per poi arrivare, come vedete anche alle mie spalle, ragazzi anche più grandi di 40-45 anni, insomma.